È uscito, purtroppo, aggiungerei, Enea di Pietro Castellitto. Allora, partiamo subito col dire che io non avevo nessun tipo di pregiudizio, nel senso che non ho visto il primo film di Castellitto, I Predatori, non sono riuscito a recuperarlo, avrei voluto ma non ci sono riuscito prima di vedere questo film, dal trailer si capiva poco, quindi sono andato veramente vergine al cinema. Certo però ero un po' nelle condizioni più o meno del meme di Totti, adesso ho paura, concedetemi un po' di paura, perché quando vedi su Threads Gabriele Muccino esaltare questo film definendolo denso, impegnato, con una recitazione straordinaria dove questi attori scompaiono nei personaggi. Già lì ho detto, cazzo, sei Muccino, esalta un film, dico, oddio, devo dire che siamo di fronte, forse è una cosa, comunque, andiamo comunque a vedere questo film. In più, prima, leggo una recensione di un critico che nell'ultimo anno, critico di professione, che nell'ultimo anno ha distrutto, ha criticato in modo molto aspro Park Chan-wook, Michael Mann, Martin Scorsese, David Cronenberg, in modo anche brutto, ha criticato in modo anche becero, secondo me, questi film, e non faccio il nome, ha esaltato questo film definendo anche Castellitto uno dei migliori registi italiani del nostro tempo. E io ho detto, adesso veramente, veramente ho tanta, tanta paura. Partiamo però dalla cosa che mi ha fatto veramente più ribollire il sangue, anzi girare i coglioni in una maniera devastante, che è la regia. Allora io voglio dire semplicemente una cosa. Hitchcock, basta sentire ancora, cazzo, ma sentite le interviste di Hitchcock, basta, una cosa Hitchcock dice, la tecnica migliore, la regia migliore è quella che non si vede, e non parliamo però di Hitchcock, di un regista magari legato al cinema classico, e che quindi assente, privo di virtuosismi, ecco, no, perché l'effetto Vertigo è uno dei virtuosismi e l'ha inventato lui, quindi non è che parliamo di uno che non si spendeva in virtuosismi, anzi, quei virtuosismi però erano sempre funzionali a quello che raccontava, erano sempre funzionali al suo sguardo e a quello che metteva in scena. Qui invece è proprio questo film è l'antitesi di questa cosa, perché veramente Castellitto io lo vedo che si masturba, che si fa le seghe davanti ai giornalieri in sala proiezione, davanti ai giornalieri di questo film, perché è proprio lui che muove questa macchina, che gira, che vorrebbe fare alla Refn in Copenhagen Cowboy, che vorrebbe fare Scorsese di Goodfellas, che con questi piani sequenza, che segue questo personaggio con dei campi e controcampi, con degli zoom sparatissimi, cioè veramente io, se avete visto il film sapete di che sto parlando, ma veramente è un film pretenzioso all'inverosimile, sia a livello narrativo, a livello tecnico. Ma dopo 20 minuti ho detto, ma ce l'ho il cazzo, ma basta. Anche perché non riesco a trovare una cosa sensata a livello tecnico in questo film. O meglio, non riesco a trovare... Oh, ok, tu mi hai fatto questo virtuosismo tecnico, mi hai fatto questa telecamera che gira su se stessa appunto alla Refn di Copenhagen Cowboy. Che cazzo mi vuoi dire? Perché lo stai facendo? In Copenhagen Cowboy quella cosa lì ha un senso. Prima di tutto perché ha un senso con tutto la lentezza, tra virgolette, che per me è una cosa positiva, della serie, ma poi crea tensione in quel momento, perché quel dialogo ti crea tensione, perché quello che sta raccontando ti crea tensione. E quindi ho nominato i dialoghi, ne parleremo meglio dopo dei dialoghi, perché voglio fare una cosa ad hoc. Ma veramente, per la regia potrei continuare all'infinito, perché il film è pieno zeppo di questi virtuosismi del cazzo, rotture della quarta parete, veramente, carrelli indietro, in avanti, zoom avanti, indietro, telecamere impazzite che vanno... ma senza il minimo senso, perché si capisce che lui vorrebbe fare una sorta di Sorrentino con questi simbolismi, con queste cose, ma in realtà il film gira su se stesso e non è che si perde in un bicchiere d'acqua, non si trova proprio, perché il film è un film che non esiste. Ma andiamo avanti. La fotografia sulla stessa linea della regia, a volte con queste lenti anamorfiche, altre volte con questi grandangoli, con questa... veramente, anche qui, masturbatoria, perché io ce l'ho... E poi Castellitto, anche qui, è innamorato di se stesso. Lui, secondo me, nei giornalieri, oltre a guardare se stesso, appunto, in sala di proiezione, quando vedeva le riprese del giorno, aveva anche uno specchio a fianco, così poteva masturbarsi guardandosi due volte contemporaneamente, guardando due immagini di se stesso. Perché, come diceva Orson Welles, ci vogliono le palle a dirigere... Oh, non diceva proprio così, però il succo di quello che diceva era che ci vogliono le palle per dirigere se stessi. E Pietro Castellitto, mi dispiace, ma è troppo narcisista, è troppo egoriferito, è troppo innamorato di se stesso per dirigersi, perché si... veramente ha rotto il cazzo. Non parliamo poi del montaggio, che è soporifero a livelli inverosimili. Io poi ero anche in prima fila, quindi vi lascio immaginare, ero così, proprio col collo veramente devastato da questa cosa, e ho pensato, adesso mi addormento, cioè adesso mi faccio 2 ore di sonno e via. Però, come direbbe qualcuno, come diceva qualcuno, lo faccio per voi, e quindi ho continuato a vedere il film e mi volevo tagliare i coglioni a un certo punto. Ma andiamo avanti. Il film sostanzialmente, non posso dire cosa è, ma cosa vorrebbe essere? Vorrebbe essere un attacco sostanzialmente alla borghesia, un attacco a una cena, un certo tipo di generazione cresciuta sotto un certo tipo di valori e che ne subisce in ogni caso le conseguenze, vittima anche dei propri genitori, vittima di uno status, tutto questo qui, un grande attacco alla borghesia, un grande attacco a... Ok.
Il problema principale, caro il mio Castellitto, qual è? È che tu non sei vittima di quel sistema, tu non sei lì nonostante quello, tu sei lì per quello, porca puttana, tu sei lì per quel motivo. Questa condizione, la tua condizione di borghese, Roma Nord, Pariolino, come cazzo la vogliamo chiamare, non ti crea disagio ed è per questo che non riesci a mettere in scena una cosa che crei disagio allo spettatore, non riesci a comunicare bene quel disagio che vorresti comunicare e che fingi di sentire, perché tu sei lì per quello. Faccio un esempio, Wes Craven fa L'ultima casa a sinistra, fa Le colline hanno gli occhi, un grande attacco alla borghesia americana, un grande attacco al puritanesimo americano, a quel tipo di famiglia puritana e borghese, e poi che si rivela più violenta poi dei violenti, nei film di Wes Craven appunto, ma c'è in tutti poi in realtà, non solo in questi due che ho citato. Perché? Perché Wes Craven è cresciuto in quel tipo di famiglia e ne è stato vittima. Lui non riusciva ad essere quello che voleva anche a causa di quel tipo di famiglia, di quell'ambiente lì. Ed ecco che nei suoi film traspare questa condizione, traspare una volontà di tirare fuori tutto quel, non dico odio, ma tutta quella repressione, no? Che ha subito fino a quel momento, ecco. Qui invece non ci riesce, semplicemente perché lui non è vittima di quella condizione, lui è, e gli porta solo giovamento quella condizione. Poi nel film sono presenti determinate cose proprio che si vede che sono messe lì per provare a scioccare, cioè perché il film chiaramente non avendo un cazzo da dire, prova di volta in volta, sulla scia di Solburn in un certo senso, ma Solburn a confronto a questo film, Solburn è Quarto potere, prova a scioccare di volta in volta, con che cosa? Con una bestemmia madonna puttana, totalmente, ripeto quello che c'è nel film, totalmente gratuita, che non ha senso di esistere quella bestemmia lì, e viene messa palesemente per scioccare, e io non sono contro la bestemmia ovviamente perché non credo, numero uno, ma in ogni caso, la bestemmia, se me la metti, come tutto in realtà, deve avere un senso, la bestemmia nell'ora di religione di Bellocchio è chiaro che abbia un senso clamoroso, qui invece non ha senso di esistere perché è messa lì per provare a scioccare, così come è messo lì un cuoco cinese che si scopa la bocca di un salmone, ecco, dico cose così, ma insomma è vero, ci sono queste cose, per provare a scioccare, c'è l'handicappato, parola tra virgolette vietata, puttana ripetuto a Iosa in un certo momento del film, c'è un altro momento dove un aereo si schianta su una torre in stile 11 settembre, è tutto messo lì per provare a scioccare lo spettatore. Ma non ci riesce perché, ripeto, nell'economia del film non hai nulla da dire e quindi di conseguenza questo non mi arriva. E tutto ciò è poi costellato da dialoghi del tipo è rimorso, no, quello che tiene insieme le famiglie è rimorso, la nostra famiglia è fondata sul rimorso. Tutto così, veramente. Ah no, adesso parliamo della recitazione dei dialoghi. Prima di parlare della recitazione dei dialoghi però ci tengo a completare il discorso che ho fatto fino ad ora, e cioè... chi vuole veramente attaccare la borghesia, chi vuole veramente attaccare quel tipo di società, lo fa alla maniera, nel senso di Buñuel. Chiaro che sto citando delle personalità clamorose, però Buñuel con L'Âge d'Or, per dirne uno, si è messo contro tutti, il film è stato censurato, si è messo contro i vescovi, si è messo contro lo Stato, si è messo contro l'alta borghesia, appunto, ed è stato censurato il film per anni, rischiava di essere bruciato, rischiava di andare perduto. E invece questo qui perché non sciocca? Non sciocca perché è proprio quell'ambiente lì che si fa le seghe su se stesso. Questo è. Partiamo dai dialoghi. Per quanto riguarda i dialoghi, secondo me vi dico come è andata. I dialoghi non sono stati scritti, non c'erano in sceneggiatura. C'erano i nomi dei personaggi e poi c'erano due punti. Basta. Vuoto. Se com'è andata? Castellitto ha dato una canna del peggior fumo probabilmente esistente sulla faccia della terra a tutti gli attori. Ha detto adesso vi fate questa canna, io giro, attivo la macchina da presa e andate. Dite cose. E li mettiamo nel film, perché poi quello è... sei come un treno di nuvole, sei un treno di nuvole, sei troppo bella come un treno di nuvole. Ma che cazzo, ma non mi rompere i coglioni! Vabbè, e i dialoghi, ce li siamo levati dai coglioni. Poi, la recitazione. Allora, io voglio essere clemente, per me ha tutta la mia... non lo conosco come artista, non lo conosco come cantante, non so che cazzo, ma non so manco che cazzo è. Tutti i fenomeni, quello lì, come si chiama, quello che fa sostanzialmente il coprotagonista, l'attore insieme a lui, perché poi ovviamente è stato attento Castellitto a non dargli uno screen time adeguato, tra virgolette, perché altrimenti l'avrebbe messo poi in disparte se stesso e quindi è stato attento a non dargli troppo screen time. Comunque, io con lui sono clemente, perché qua già gli attori hanno bisogno di un grande regista per rendere, per recitare bene, figuriamoci chi non è attore 30 volte ha bisogno del grande regista per rendere. Esempio, Eric Cantona in Il mio amico Eric di Ken Loach. Cantona, calciatore, manco artista, calciatore, recita un amore.
È fantastico Cantona in quel film, recita benissimo. E perché? Perché c'è Ken Loach. Perché c'è Ken Loach. Qua già gli attori, ripeto, già Tom Cruise, per esempio, che è un mezzo cane, però quando è con Paul Thomas Anderson, quando è con Kubrick, quando è con Michael Mann, recita un amore. E perché? Perché il grande regista sa dirigere gli attori. Ecco. Oppure magari altri attori che non sono, altri registi che non sono grandi direttori di attori, sono per esempio Dario Argento, per dire, no, Mario Bava, ma usavano gli attori per... al servizio della loro tecnica, del loro immaginario, della loro grazia alla dietro la macchina da presa. Qui invece non c'è assolutamente niente di tutto ciò. Il film, parliamo un attimo però della scena finale, che non menzionerò, non dirò che cosa succederà, quindi è solo per chi l'ha visto il film, la scena finale. Quando ho visto la scena finale ho detto, a parte per quello che succede, che ero lì da 2 ore a sperare che succedesse quello che succede nella scena finale, ma ho detto, cazzo, questa almeno è una scena l'ha ingarrata, perché quella lì funziona, o meglio, funziona fino a 2 minuti prima, dove succede una cosa in stile The Whale di Aronofsky. Ma facciamo un paragone anche. In The Whale di Aronofsky, sul finale, il nostro protagonista, Brendan Fraser, si stacca da terra. Stacco. Film finito. Quello è. Qui invece ci sono 2 personaggi che si staccano da terra e volano, e si baciano volando dietro con Roma sullo sfondo. Ecco. Prima di tutto, quella cosa lì di The Whale funziona perché arriva a compimento di un determinato percorso narrativo e di una determinata messa in scena che funziona in tutto e per tutto, e anche di una determinata storia, appunto, che funziona in tutto e per tutto. Ma poi, Aronofsky, stacca. Si alzano da terra i piedi, stacco, chiuso. Qui invece si staccano da terra, volano e si insiste con questa musica che continua ad andare, con questo sempre essere pretenzioso dall'inizio alla fine, voler fare veramente una cosa autoriale, quanto è bravo, quanto è bravo, quanto è bravo, manco per il cazzo. Ecco, questo era tutto quello che avevo da dire del film, perché poi lui vorrebbe, ripeto, ci sono dei punti dove è chiaro che vorrebbe fare Sorrentino, è chiaro che insiste con dei movimenti di macchina, delle cose simboliche, delle rotture della quarta parete, queste cose, a un certo punto c'è uno che fa volare una cosa, ripeto, è simbolico all'inverosimile, vorrebbe fare appunto la giraffa di Sorrentino, che per me è anche La grande bellezza, è un film non riuscito, attenzione, però... Almeno si vede che c'è un pensiero dietro, si vede che cerca di emulare Fellini in un certo senso, poi secondo me non gli riesce, ma va bene. Qui invece veramente il film non ha un cazzo da dire e io sono veramente sconcertato dagli 8 milioni di budget. Porca la gran puttana, 8 milioni, milioni di budget, e poi vediamo degli horror che italiani, fatti coi controcazzi, come si deve, che non vengono nemmeno distribuiti. E a me, permettetemi, mi fa girare il cazzo, perché ripeto, qua si continuano a fare le cose all'interno del circoletto di Roma, di quell'ambiente. È gente che non è che vuole fare cinema, vuole stare nel cinema, che è diverso. Io mi sono sfogato abbastanza, questo film mi ha fatto girare i coglioni perché ho perso 2 ore della mia vita, ho guardato il film così, quindi mi è venuto anche il torcicollo, ho speso i soldi, e quindi basta così. Arrivederci e grazie.